Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non a Ticchiomini e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza, gli autori e Ticchiomini non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Ticchmill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Ticchmill UK LTD e Ticchmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar del venerdì, siamo ormai a un numero elevatissimo di webinar, ci stiamo avviando purtroppo alla fine di questa lunghissima serie, questo poi c'è un altro lunedì, se non sbaglio intorno all'8 di maggio dovremo terminare questa magnifica serie, ci sarà sempre ovviamente la registrazione. Prima di entrare un po' nel vivo vi presento il broker Ticchmill. Un broker non dealing desk, il 100% delle posizioni vengono inviate quindi ai liquidity provider, regolamentato dall'FCA UK, con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,15 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, spread a partire da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né sui prelievi. E ovviamente grazie alla velocità di esecuzione e al modello di non dealing desk non ci sono requote e nessuna limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune. Allora, dalla chat mi dicono che forse c'è qualche problema di audio, però io Mauro non so se forse è solo un problema tuo perché non ho altri commenti negativi sull'audio. Comunque io ok, Roberto mi dice che l'audio è ok. Quindi dicevo, sui server di Ticchmill potete vedere qui una mappa. Abbiamo quelli più importanti di Londra, Nord Virginia e Tokyo, e poi ci sono quelli di backup. Potete comparare in qualsiasi momento le commissioni di Ticchmill e gli spread con gli altri broker su un sito esterno di MyFXBook e noterete quasi sempre che gli spread e le commissioni sono tra le più basse rispetto ad altri competitor. Grazie a queste caratteristiche, Ticchmill è stata premiata per 2 anni di fila come miglior broker per esecuzione degli ordini, sia nel 2018 che nel 2019. Questo signore che vedete qui che stringe il premio è il CEO Duncan Anderson. Ok, allora io adesso mi sposto in piattaforma. Non stavo seguendo molto i mercati perché ovviamente in questi giorni sono molto impegnato con alcuni clienti che giustamente mi chiedono informazioni sul WTI. Una nota di servizio prima di iniziare è che con Ticchmill attualmente non è possibile aprire nuove operazioni sul WTI, quindi se avete delle posizioni come ad esempio io, potete chiuderla in qualsiasi momento. Gli swap si sono anche un po' abbassati rispetto a quelle che erano le fasi concitate durante la scadenza del future di maggio che è andato in negativo. E un'altra, diciamo, obiezione che mi è stata fatta sul discorso del WTI è perché la nostra quotazione è bloccata rispetto, tra virgolette, bloccata rispetto ad altri broker, perché noi andiamo a prendere come quotazione lo spot e potete vederlo, quindi non è soltanto una quotazione che si è inventata a Ticchmill, potete andarla a vedere anche su Investing, c'è cioè la quotazione del crude oil. Sullo spot. Allora, alcune cose le sto imparando anch'io su questo discorso del WTI perché in linea generica io sapevo che appunto fosse un derivato, quindi come sottostante seguisse il future, poi ci sono stati dei discorsi di contango che Tony ha spiegato molto bene anche nei precedenti webinar. Quello che posso aggiungere, perché ho chiesto informazioni sul perché appunto questa quotazione fosse diversa da altri prodotti, ogni broker ha un proprio liquidity provider che fa riferimento, può far riferimento a delle scadenze diverse sui future. Quello di Ticchmill faceva riferimento al
al contratto di maggio, che era quello più vicino, di solito si prende sempre come riferimento quello di maggio, e nel momento in cui, in fase di normalità, quindi quando non ci sono delle catastrofi come è accaduto qualche giorno fa, il prezzo tra la scadenza del future e quello dello spot sono molto simili, differiscono di poco. Visto che comunque c'è stato molto stress sulla prima scadenza, il liquidity provider ha spostato le quotazioni sul riferimento di dicembre. Quindi sta convergendo pian piano questa performance sul contratto di dicembre. Quindi quello di dicembre è meno volatile rispetto alle altre scadenze. Quindi se andate a prendere un future che ieri ha fatto solo il 15%, per dirvi un numero, quello di dicembre non farà il 15%, e quindi per questo lo spot sta pian piano convergendo su quel prezzo di dicembre. Sta di fatto che al momento però il liquidity provider non accetta nuovi ordini sul WTI. Questa è un po' la premessa e adesso do la parola a Tony. Ciao Tony, come stai? Benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo appuntamento ormai essenziale del venerdì pomeriggio. Siamo più di 100 collegati in diretta e quindi non posso altro che ringraziarvi. Stiamo bene. Questa settimana mi ricordo bene quello che abbiamo detto. L'abbiamo detto venerdì scorso, che eravamo con lo Standard & Poor's intorno ai 2008,40, 2008,45, poi abbiamo visto fino a 2008,80, adesso non mi ricordo esattamente, insomma, alla fine c'è stato un po' di ribasso complessivo su tutti gli indici, non un ribasso che mi abbia soddisfatto, e questo ha una duplice valenza: se da una parte non mi dispiace, cioè avrei preferito un ribasso maggiore, sono contento perché abbiamo ulteriori possibilità. Bisogna essere sempre il trader, una volta, il trader deve essere sempre contento e soddisfatto perché nell'operare, se diligente, dovrebbe operare con una size modesta, e quindi se sale media, cioè se gli va contro, deve sempre avere la possibilità di utilizzare un'altra cartuccia, se non due, e se scende gode con quello che ha. E in questo momento io paradossalmente sono un po' scarico di short e sono quasi nella speranza che rialzi, però sono furbissimi sti americanoni col panino, perché è tutto sommato, insomma, io mi aspettavo una partenza delle 15:30, visto che i future erano veramente lassù in alto, magari che andasse a prendere un livello un po' più importante. Invece gli americani hanno subito ridimensionato il loro guadagno che facevano con i future, grazie anche agli europei, e tutto sommato siamo invariati col Nasdaq 100 e siamo quasi invariati con lo Standard & Poor's. Di riflesso, gli indici europei sono negativi, molto negativo il DAX, un po' meglio l'Italia questa volta. Perché tutto sommato dobbiamo fare una somma: c'è stata una partenza negativa da parte dell'Europa perché l'America rispetto alle 5 e mezzo ieri ha deluso, cioè alla chiusura degli indici europei, poi gli americani sono scesi parecchio nelle ultime 3 ore. Perché? Perché è venuta fuori come trigger, motivatore del ribasso, è venuto fuori questa volta che quel farmaco relativo al coronavirus, che avrebbe dovuto in qualche maniera essere un antivirus, non è un vaccino, mi hanno corretto oggi, non è un vaccino ma è un farmaco antivirale, di fatto quella notizia che avevamo visto la settimana scorsa aveva galvanizzato i mercati, di fatto è un flop. Quindi questo tema, che indubbiamente condiziona anche l'economia e l'atteggiamento del popolo mondiale, effettivamente, insomma, è stato demoralizzato da questo. In più l'Eurogruppo, che non ha dato dei risultati eccezionali, diciamo,
mediocri in base alle aspettative, però sai, lì bisogna vedere anche i punti di vista di uno e dell'altro. Insomma, tutto sommato era una giornata così e così. Poi i future americani al solito sono partiti da 2760 lo Standard & Poor's, da 8550 il Nasdaq 100, sono partiti fino ad arrivare addirittura un punto e 20 percentuale, e poi con l'apertura 41 minuti fa delle quotazioni americane abbiamo avuto un po' di discese, quindi di nuovo un abbassamento o un ulteriore allargamento della negatività dell'Europa. Questo è il quadro. Per quello che mi riguarda, come qualcuno che un po' mi segue, visto che oggi poi ho fatto parecchi interventi, ci siamo visti proprio con Cericola 4 ore fa alle 11:30 con Trade Talk con Vision Forex. Prima ancora ero con una banca, con WeBank, a parlare più o meno di queste cose. Insomma, e quindi ho già la mia view è chiarissima. È chiarissima, rimane circa identica perché il calo è stato veramente non soddisfacente, quindi io reputo sempre questi indici, in particolare quelli americani, perché poi gli americani purtroppo fungono da market mover anche per gli europei, che mi sembrano dei giocatori più bravi rispetto agli americani, al di fuori. Lo so che uno replica, ma vuoi mettere l'America con l'Italia, eccetera, eccetera, però insomma i market mover principali di tutti gli indici mondiali sono gli indici americani, non c'è niente da fare. Insomma, se gli indici americani scendono e scendono molto, tutto al più l'indice europeo, l'Italia può sopravvivere, può sottoperformare meno peggio, ecco. E quindi gli americani, insomma, sono rimasti appesi a dei livelli tutto sommato ancora molto buoni. Buono per chi ha delle posizioni rialziste, intorno ai 2800 euro lo Standard & Poor's, 8620 euro il Nasdaq 100. Queste sono le quotazioni del momento. Motivazioni particolari non ce ne sono, non è un recupero dettato probabilmente dall'esubero di liquidità, insomma di motivazioni ne possiamo dare. Gli americanoni sono dei compratori per definizione, e quindi se possono e vedono delle tranquillità una volta che si leccano le ferite provocate dalle discese dei loro indici di quasi 40% che abbiamo avuto in 35 giorni, il record storico di tutti i tempi, perché quando un indice importante come lo Standard & Poor's da 3.004 va a 276 come minimo nel giro di 36 giorni, 37 giorni, questo sta a significare che c'è stato qualche problema. Così anche il Nasdaq, l'abbiamo visto, il Nasdaq 100, 6.007 qualche cosa, veniva da 9.007, quindi indubbiamente il colpo è accusato. Però loro sono un po', stavo vedendo con mio figlio Terminator numero XY, un Terminator su Sky, prima fila, credo del 2019, con uno Schwarzenegger ancora in forma, ma già anzianotto, e bellissimo questo Terminator. Quando questi Terminator che scendono da non so dove siano, gli sparano, gli bruciano, gli tirano 2000 pallottole, cannonate, dinamite, gli squarciano, ecco, loro sono di fatto distrutti, liquefatti, e improvvisamente questa liquefazione prende corpo e rinasce il Terminator e torna bello, nuovo, fresco. Adesso non era Schwarzenegger il vero Terminator. Schwarzenegger, anzi, nel film che ho visto su Sky, era difensore dei Terminator, insomma, era diventato buono. Ecco, a me gli indici americani mi sembrano proprio come Terminator. Da liquefatti tornano, prendono vita, e poi con questo panino in bocca gli americani continuano a riandare su,
è come fosse un galleggiante importantissimo, grande, grosso, immerso nel mare di una piscina. Tu lo premi, sto galleggiante, e fisiologicamente, se non gli dai la forza, questo galleggiante risale, risale, risale finché qualcuno gli dà un colpo. E questa è la situazione che vedo, anche se, ripeto, bene o male questa settimana lo Standard & Poor's è rimasto un paio o due o tre punti percentuali sotto a venerdì scorso. Era scandaloso, ma rimane sempre a dei livelli interessanti. Più che altro per lo short. Invece, per quello che riguarda l'Italia, purtroppo il signor Savona, ministro, ex potenziale ministro dell'economia, poi ministro dello sviluppo, non so di cosa ha fatto, e poi adesso alla Consob, purtroppo ha scelto di dire che in Italia, insieme agli altri colleghi francesi, spagnoli e portoghesi, credo, di non poter shortare, e quindi l'indice italiano è diventato ingiocabile. Ingiocabile, mi spiace, perché sto guardando adesso FTSE MIB in questo momento, ore 16 e 17 minuti e 16 secondi. Il derivato primo italiano, indice FTSE MIB, ha scambiato 5.783 contratti. Io credo che il giorno di Natale, il 23 dicembre o il Ferragosto, quando la borsa è aperta, che non ci sono solo io a giocare, che ci sono solo io a giocare, di non aver mai visto 5.700 contratti sul FTSE MIB, proprio quando ne faceva pochi, che chiudeva alle 17:30, 18, quando proprio ne faceva pochi, pochi, che si rideva, arrivava a 13-14 mila. Ecco, siamo in questa condizione qui. Grazie, grazie Consob, e grazie della tua lungimiranza. Cosa dire? Poi passiamo alle domande. Cosa dire? Questa è la panoramica, no? Quando vedevo da piccola la domenica sportiva, c'erano i 5 minuti con Sandro Ciotti, che prima faceva il commento e poi partivano le domande e i filmati. Ecco, sto emulando Sandro Ciotti. Comunque, questo è il commento. Sandro Ciotti è Giuseppe Ciricola, per me non l'ha mai sentito nominare, No, sempre. l'ho sentito, sì, no, lo Ah, seguivo, sì. hai sentito Sandro Ciotti? Ah, va bene, va bene, va bene. Eri piccolo, però, dai, eri molto ragazzino. Sì, forse 15 anni. Ah, per cui hai capito quello che dicevo, no? Iniziava la domenica sportiva, c'era Sandro Ciotti che parlava 10 minuti in Questo due vocione, secondi no? Aveva un bel... con l'accione. Ecco, poi era bravissimo come telecronista, insomma. E lui, quando la conduceva lui, partiva 8-10 minuti, non interrompeva nessuno, diceva le sue cagate. Lo dico per lui, ma lo dico per me adesso. Ecco, è una metafora che riguarda me, non lui, poverino, che è anche morto e non mi permetterei mai, in buona fede. E Sandro Ciotti parlava, e poi dopo partivano i dibattiti sulle partite, sulla moviola e quello che c'è. Quindi questo mi è venuto adesso, eccetera. E quindi sto cercando qui lo Standard & Poor's giugno. Ecco, meno male sta risalendo. Io, quando sono poco short, spero che risalga per poter shortare. Pensate che testa che ho. E quindi niente, sostanzialmente è un mercato che è rimasto lì. Eurogruppo o Consiglio europeo, eccetera, non è successo niente. Non è successo niente. Diciamo che il mercato, dopo quell'Eurogruppo e quelle discussioni che si sono avute durante l'Eurogruppo, parlo 10 giorni fa, non del Consiglio europeo di ieri, più o meno ha metabolizzato lentamente tutte le cose che si sono dette via via. Non ci sono, c'è un compromesso, era molto probabile, non c'è la formalizzazione di Eurobond nel senso lato ampio del termine. Ci sono i recovery fund, che bisogna vedere poi l'entità con cui saremo, i soldi che ci metteranno dentro.
c'è questo SURE, insomma, tutte le cose che si sapevano, fondi previdenziali per le casse integrazioni, il MES. In quella cosa che si era immaginato, cioè la possibilità di poter attingere quei soldi lì, 36-37 miliardi, che è l'aliquota italiana moltiplicata per i soldi a disposizione. Noi sappiamo che abbiamo circa il 17% come key capital per la BCE, sono 200 miliardi, il 17% di 2 miliardi, di 200 miliardi sono 34, e questi li utilizzeremo molto probabilmente a scopi per la sanità, ricostruzione ospedali, ampliamento ospedali, che cavolo ne so, strade, sugli ospedali, insomma, delle cose del genere, però insomma, qualche cosa è vero che l'abbiamo finanziata noi, e almeno i finanziamenti che abbiamo fatto, forse ce li riprendiamo. Direi che per la borsa più o meno aveva accusato il colpo. Diciamo che il BTP, meno male, oggi. Bisogna, chi è italiano e vuole bene all'Italia deve sperare che il BTP salga al di fuori delle speculazioni di borsa, dove anch'io shorto il BTP o compro il BTP a seconda. Bisogna sperare sempre che il BTP renda poco, perché col debito pubblico che ci troviamo, insomma, ogni passo avanti del BTP vuol dire che alle prossime emissioni di debito pubblico dobbiamo pagare un sacco di soldi, e questi soldi che paghiamo sono di tutti. E vanno distolti dalle attività più importanti o più interessanti per chi non sottoscrive il BTP, come immagino io e Giuseppe e tante altre persone che non hanno né tanti soldi né voglia di sottoscrivere il BTP, ma insomma, e quindi è una tassa che paghiamo tutti. Insomma, BTP oggi reagisce. Lo spread un pochettino si calma per quello che riguarda l'Italia. L'Italia la seguo poco. Dal 95 io seguivo l'Italia, novembre 95, quando fu istituito, la seguo da sempre, però quando fu istituito il FIB, il Future, e adesso è il primo mese che mi disinteresso, quasi non so la quotazione, perché se la Consob sceglie di non poterlo shortare, secondo me fa un gioco irregolare, io dove ci sono gli irregolari non gioco. Se c'è qualche domanda sono a Sì, disposizione. Tony, tantissime grazie ovviamente per l'introduzione alla Sandro Ciotti. Quindi, poi Vincenzo dice sì, col suo vocione basso e con Enrico Ameri, non so, Enrico, non lo conosco. Scusami, adesso Ameri, certo, Enrico Ameri, certo, ancora è più anziano di Sandro Ciotti, certo. Perfetto. Allora, nel frattempo, Marco ti diceva che lo short di lunedì è andato molto, molto bene, quindi ti ringrazia. E nel frattempo, a proposito di short, io sul livello dell'S&P qui a 2008,4 ho aperto uno short proprio ora, quindi vediamo. Non so, Tony, tu mi sembra di capire che comunque lo aspetti un po' più alto per shortarlo, No, giusto? ecco, io ho piazzato anche un ordine un po' più alto, sono, diciamo, insaccato, tra virgolette, però lo sono, con un solo contratto. Aspetta che facciamo così. Se vuoi mi passi il monitor, se riusciamo a vederlo, faccio vedere che piace che faccia vedere il monitor, lo faccio vedere volentieri, anche per coerenza. Passo, Se vediamo tu, se non so riesco. se riesco, eh. Allora, visualizza schermo intero, prova a Assegna, vedere. aspetta, forse adesso Oh, dovresti. benissimo, benissimo. Adesso mi arrangio io. Dovrei essere col mio monitor, ok? Ecco, questo lo ritiro. Se mi confermi, adesso ci c'è la mia faccia. Ecco, ok? Sì, adesso lo vedo. Oh, eccolo qui. Così non parliamo di aria fritta. Secondo me. Mi piacerebbe far vedere il mio monitor perché fai la sintesi, no? Cioè, invece di fare tante chiacchierate, potrebbe qui, potrebbe là, secondo me, fai vedere le posizioni che hai, ed è la migliore sintesi, perché insomma, se uno poi fa determinate cose, le fa con. Allora, la settimana scorsa avevo delle opzioni che andavano bene, poi andavano male, poi andavano bene, poi sono andate benissimo a un certo punto perché era venerdì sera, sono andate addirittura sotto 2,820, che era il mio strike,
Quindi insomma andava, era il mio prezzo di pareggio, però poi dopo c'è stata una crescita nell'ultima ora che mi ha un po' insaccato. Tutto sommato ho perso qualche cosa con quelle opzioni, non moltissimo, però insomma ho perso perché era giusto seguire. In questo momento diciamo che avevo rinnovato delle opzioni, cioè ho questa situazione curiosa. Curiosa che vedete che ho quattro call strike 2008 che scadono sempre al solito. A me piacciono molto le opzioni settimanali, scadono alle 22, alle 22. E quindi tutto sommato a 40 punti. Se mi rimane sotto i 2,8, incasso tutto e sono molti soldi. Ho anche è lo stesso che ho mostrato la settimana scorsa, un Nasdaq 100 è lo stesso, se voi andate a vedere i filmati è lo stesso C'è una Nasdaq, domanda di sulla put che avevi. Lui scrive l'S&P, ma in realtà è il Nasdaq, quindi una put sulla short, giusto? Sul sì. Nasdaq. Se, no, è una call, attenzione, io qui ho una call, ci vuol dire call, no, la put non l'avevo. Ok. Ricordiamo che io non compro, cioè giustamente chi ha scritto ha ragione perché con le opzioni se hai un orientamento ribassista compri la put, però puoi comprare la put o vendere la call, per cui è più naturale comprare la put, per cui capisco lo spettatore, chi ci sta ascoltando, ma è anche logico vendere una call, è circa la stessa cosa. Guarda, la vedi qui, l'ho venduta a 5,81, qui mi dà un prezzo sbagliato, 6,38, perché è l'ultimo contratto fatto addirittura venerdì scorso, nella realtà questa call vale 4,28, 4,38, 4,28, questo è il mercato ufficiale del Nasdaq, 4,38, 4, vale 4,40, per cui guadagno circa 140 punti, questa è la realtà, ma non le scambiano perché e questa scade il 30 di aprile, per cui non ce la faccio a farla vedere perché noi faremo poi il 2 maggio, l'1 maggio, adesso Giuseppe sa meglio di me il calendario. Massimo lunedì, sì, quindi poi non ricordo le altre, sinceramente, però è ogni lunedì e venerdì, non so se il 30 aprile Esatto, non credo che sia. lo guardiamo in diretta, no, perché mi piaceva far vedere tutto. Dunque, il prossimo venerdì è 1 maggio e mi sa che 1 maggio non ci siamo. No. Io ci sono, mi sa 1 maggio è la festa dei lavoratori e quindi l'1 maggio è uno dei giorni più brutti dell'anno per me perché la festa dei lavoratori mi dà fastidio e mi sembra che molti mercati siano chiusi, per cui mi innervosisce il fatto che i mercati siano chiusi, però insomma salutiamo la festa dei lavoratori in questo brutto momento, non è una gran cosa, insomma sarà una festa triste. Allora, e per cui niente, io mantengo questa put, questa volta, questa settimana ho rollato e sostituito qui con 2,8, se mi rimane sotto 2,8 incasso tutto, vedete incasso tutto, sono un sacco di soldi perché 40 punti e 85 prezzo di carico vorrebbe dire poi la bellezza di 8.000 controvalore della posizione, 8.175 dollari. Adesso la valutazione ovviamente è 9, 8, 9, perché da qui alle 22 può succedere in ogni cosa, ma fatto sta che sono abbastanza certo, se mi rimane sotto i 2004, 2008, io incasso completamente queste opzioni. Poi c'ho uno Standard & Poor's che ho venduto stamattina, 2,779, e quindi in questo momento perdo una decina di punti, 12 punti. Si può vedere il teorico. 12 punti sono circa 600 dollari, 13 punti 6,50, vedete qui col mouse, e in questo momento perdo 6,50. Questo piccolo guadagno che sto facendo in intraday è tramite operazioni di scalping che ho fatto quando non ero collegato. Sono qui, non sono tante operazioni oggi, però oggi avevo il webinar con Vision Forex, il webinar con WeBank, il webinar qui, poi dovevo organizzare il mio corso, insomma avevo più impegni che il Papa e sono riuscito a fare poco, e sono riuscito a fare poco, per cui A hanno proposito di corsi, io so che farai con poi Vision Forex un corso
di 3 ore, no? Quindi ti potranno seguire direttamente. Sì, c'è un corso, però questa volta costa moltissimo, per cui lo sconsiglio di fare, perché buttereste io dei soldi. Adesso intanto Rocca Salvo non ci ascolta e lui costa 62 sterline, circa 70 dollari, perché loro sono americani, 70 euro, scusate, per cui potete evitare di farlo, perché spendere dei soldi per andare a imparare qualche cosa non va bene. No, sto scherzando. No, lo dico. Andando a vedere eventualmente poi sul sito di Vision Forex. Ringrazio dell'assist. Però sono 50 posti. Sono 50 posti e sì, cioè non. Dove È un questa volta. grande momento di formazione, perché sono Sì, giusto no. 3 ore, no? Sì, dalle 8:45 verso circa le 11:45, per cui sono circa 3 ore, ma non è proprio un corso. Questa volta è il quinto che facciamo, è il quinto. Voglio dare un'impostazione molto, molto operativa, cioè parlare poco e cliccare. Boom, 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 sinistra e destra. Col mondo condiviso come siamo adessi, anzi, non so se adesso che cosa hanno loro, però qualche cosa del genere, dove ovviamente commenterò, e Rocca Salvo farà il telecronista, e invece Cerulo farà le domande. Insomma, questo è il format che voglio dare. Abbiamo già venduto quasi tutti, poi ne rimangono, mi ha scritto prima 20. 26, 27, una sciocchezza. Poi abbiamo già venduto metà dei posti, ma mia intenzione è appunto non allargare al massimo la platea, perché poi mi piace anche, come facciamo qui, anche avere un po' Di selezione all'ingresso. No, sì, anche la possibilità di parlare, perché se sono 600 persone, non riusciamo a rispondere. Tipo la domenica sera non riesco più a rispondere alle domande, perché con gli ospiti d'onore che abbiamo sono tantissimi e non riusciamo più neanche a rispondere alle domande. Ecco, invece no, nel corso mio, nel corso esibizione, è meglio rispondere alle domande. Ecco, dimmi pure se ci sono delle altre domande, delle altre cose. Ce ne sono diversi, io prendo il monitor se sei d'accordo, lo Sì, ti riprendo. do. Così. Ok, allora, c'era una domanda sulle opzioni, TickMill ancora non le offre, però restate connessi con TickMill perché ci saranno moltissime novità quest'anno. Poi ti chiedeva Vincenzo se le porti sempre in scadenza le opzioni. Allora, questa è una risposta divertente. Arrivo, aspetta, ritorno sul monitor. Eccolo qui. Sì. Io le porto al 99% in scadenza. In scadenza, almeno che non abbia bisogno di soldi per i margini. E quindi se sono settimanali è una scommessa secca. Se Vincenzo conosce, io faccio il cognome e te mi dici sì e no. Maldera per caso di cognome? No. Non su questa domanda, però non Ah, so se io lo saluto. No, ormai. penso ti ha fatto altre domande, se la posizione la puoi chiudere quando ritieni opportuno Allora, quello. spiego il regolamento. Queste opzioni qui scadono esattamente alle 22:00 dei mercati, orario italiano, con riferimento ai mercati americani. Per cui è molto semplice: il processo di settlement è un qualche cosa che non sa nessuno in Italia. L'ho imparato io sull'esperienza. C'è un regolamento molto particolare. Sono gli ultimi 30 secondi che vanno. Questa cosa la sentite solo qui. Giuro che se da qualche altra parte qualcuno trova quello che sto dicendo, andate a esplorare tutto il web. Se un master trader o uno che parla di borsa vi ha detto questo, vi regalo il corso di 62 sterline. Ve lo regalo.
Però mi dovete trovare la prova. Il settlement delle opzioni americane che scadono le 22, le end of month, le fine mese o le settimanali, è determinato dalla contrattazione degli ultimi 30 secondi che vanno dalle 21:59.30 alle 22, ponderata per l'entità dei contratti. Questo regolamento l'ho imparato perché non è il settlement quello delle 22:15 classico tradizionale che hanno i listini americani, ma è molto particolare. Quindi, se dovesse essere questo settlement inferiore ai 2008, io sono libero e incasso completamente, cosa che tra l'altro ho già fatto, le mie opzioni. Se dovesse essere anche un punto in più, 2801, 2802, 2810. In automatico a me gli americani, questo mi piace che fanno gli americani, non è come l'Italia che fanno qui, scusate, ecco qui devo chiudere. Allora, se fanno il settlement, lo fanno gli americani, se in automatico dovesse essere 2801, 2802, 2803, oltre 2008, mentre in Europa col DAX, con l'Eurostoxx, col Bund, con le cose europee, insomma, ti danno la differenza esatta. No, col Bund no, ho detto una cavolata, però con gli indici europei, non so, io scop mi scopro 2,8. Fanno 2808, pago gli 8 punti di differenza. Nel caso americano ti arrivano le azioni in automatico, cioè io lunedì mattina mi trovo short di 4, visto che ne ho 4 contratti al prezzo di strike 2008. Quindi io incasso le call in tutti i casi e mi trovo short a 2008 in automatico lunedì mattina, e quindi io rimango short anche dovesse andare a 2,8 e 17, io rimango short a 2008 e mi arrangio in questo modo. Penso di aver risposto, per cui in questo caso qui io quasi spero che chiuda 2802, così mi trovo anche 4 short senza doverci pensare. E tendo a non chiuderle. Se ho l'idea ribassista, tendo a non chiuderle. Perfetto, Tony. Poi c'è una domanda secondo te, da parte di Fabrizio, complimenti per professionalità e competenza. Una domanda: potrebbe essere il giusto momento per un cippino sulle banche italiane? No, Cesare, poi ti chiedo. Italia, no, ti spiego, dimmi, scusami. No, 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 se vuoi aggiungere, perché comunque ovviamente non è, diciamo, il core business di Techmill, io comunque le domande sempre a Tony le faccio Lo so, per gentiluomo. capirlo. Però, no, se vuoi aggiungere qualcosa, fai pure, perché poi la successiva domanda era sul famoso WTI, sul petrolio. Se secondo te, Cesare ti chiede se riesci a sbilanciarsi, sul petrolio, Tony proprio non riesce a sbilanciarti, però Tony l'ha detto diverse volte di stare un po' alla larga sul petrolio quando tutti dicevano di comprare. E quindi si è già espresso diverse volte, perché mancano 5 minuti, il tempo è volato, lo so, quindi magari se riesci a essere telegrafico sulle banche italiane e sul No, petrolio. prova a essere telegrafico, voglio rispondere alle più domande possibili. Dunque, banche italiane? No, 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 per un motivo semplicissimo, che è indiretto. Le banche italiane, è vero, uno potrà dire, chi mi ha seguito negli ultimi, bastano questi corsi, più o meno l'ho dette su tutte. Io mi ricordo, abbiamo fatto 46, 44 puntate, 44 puntate, e avevo anche il mitico entry point a 1,72 su Banca Intesa. Fortunatamente non ho mai fatto l'entry point su UniCredit, e sono stato dileggiato per 6-7 mesi da vari traderuncoli,
Perché le banche intesa, in effetti, quando detti questo target, valevano 2,10, 2,12, e banche intesa effettivamente è arrivata a 2,40, 2,30, è rimasto sopra questo 2,10. E poi c'è stato il coronavirus, ma cambiano poco le cose, e quindi 1,72, se era un entry point, dovrebbe essere un entry point. Fatto sta che evidentemente poi anch'io non potevo sapere questa tragedia immane che è capitata, e quindi effettivamente anche il prezzo più basso è sicuramente più interessante dei prezzi precedenti, ma a colpa dello Standard & Poor's che rimane sopra i 2.800 punti, direi più colpa di questo, mi lascia qualche dubbio. Cioè, se io ho un'idea che 2008 di Standard & Poor's si è elevato, come posso pensare a una Banca Intesa a 1,37, che tuttavia è un prezzo giusto, un prezzo tutto sommato che sconta tutto il male possibile, e diventa effettivamente interessante? Come posso pensare che uno Standard & Poor's, che magari è destinato a perdere 200 punti, non voglio mica, io non sono di quelli che dice andrà a 1.300, queste cose non le ho mai dette, però che possa perdere un 6-7%, un 10%, come è possibile pensare a uno Standard & Poor's che perde 10% e una Banca Intesa che mi rimane esattamente nel frattempo allo stesso prezzo di oggi? Ecco, e questo è l'unico mio problema. Vai. Perfetto, e sul WTI invece? Ma il petrolio ne abbiamo già detto tutte le volte, evidentemente historia magistra vitae, come diceva Cicerone. Quindi il fatto che ci sia stata questa esperienza clamorosa lunedì con i prezzi negativi, col contratto a scadenza, con i broker, le banche che vietano l'uso di opzioni e tante altre cose, fa sì che evidentemente ci sarà più accortezza e competenza da parte dei trader a maneggiare questo strumento pericolosissimo. Da Esatto, parte esatto. Ho trovato mia giusto un po' di più di competenza. sarebbe da darmi il premio Nobel, perché in tempi non sospetti, proprio con l'immodestia del caso, ma lo dico, in tempi non sospetti, proprio quando ancora ho continuato a parlare e a spiegare quali erano i grossi problemi del petrolio relativi al contango e alle scadenze mensili, mese dopo mese, ma lo dicevo un mese fa. Abbiamo fatto 6 puntate proprio qui anche, dove si parlava che il petrolio non era così semplice come si doveva, quindi, ma non ero ribassista, ero che era c'era delle situazioni complicate. Adesso il mercato sconta questa paura che ha visto, e quindi quando c'è una grossa paura, effettivamente il prezzo sconta della paura, e per cui quando tutti i rischi vengono denunciati e si ha la consapevolezza dei grossi rischi, il prezzo è più corretto. E paradossalmente, no? È come quando io con mia moglie mi diverto, perché dice: ah, ma hai visto che ci sono stati 3 incidenti, noi andiamo in una direzione, 3 incidenti verso Napoli, noi andiamo, mia moglie è napoletana, andiamo verso, dico, proprio perché ce ne sono stati tre, il quarto è più improbabile. Ecco, io ragiono così. Quindi, proprio visto il grosso rischio e i grossi default, i grossi problemi, Interactive Broker sembra che abbia dei problemi per 88 milioni, no? Sì. Giuseppe, mi sembra 88 Sì. milioni, 88 milioni a fare le Molti intermediazioni. clienti sono andati in saldo negativo, che ora Capite, ecco, il successo. potrebbe. È successo che se uno comprava un contratto a 1 dollaro o a zero, dice zero, non rischio niente, si è trovato improvvisamente con il settlement a dover dare 37 mila dollari a contratto. Metti che ne avesse 100 mila dollari per 3 contrattucci del petrolio. Per tutti i clienti che hanno tenuto i broker, evidentemente gli è costato alla somma dei clienti gli 88 milioni. Dico, qualcuno avrà avuto i soldi, molti avranno avuto i soldi, ma sicuramente non tutti. Andare a recuperare poi i soldi non versati alle persone che perdono non è facile, visto che è Non so sempre. se rientrano sotto ESMA, però ad esempio con TIC 1000 non si può andare in saldo negativo,
compensa comunque appunto poi il broker, e i CFD non supportano, la MT4 non supporta i prezzi negativi, quindi nel caso si dovesse andare a zero sul petrolio, vengono liquidate tutte a zero, non si può andare in negativo. Approfittiamo per parlare bene, visto che generosamente Giuseppe mi lascia parlare un po' di tutto, in questo caso qui con Interactive Bro con Tikmill non avresti avuto questi problemi. Invece confermo con le banche, tra cui o con Interactive Broker. Faccio altri esempi, con Fineco, con i WBank, dove lavoro io, con WeBank, scegliete anche voi, evidentemente poi in questo caso qui, non che loro siano peggiori, però il regolamento non consente, visto che loro mai fanno posizione, come mi sembra di aver capito anche Tikmill, però il fatto sta che effettivamente tu rimani in debito con la banca. Nel caso succeda questo, con il caso del petrolio invece con Tikmill, i soldi ce li rimette Tikmill se hanno fatto posizione. Dico Ce li bene? rimette il liquidity provider, però il discorso è che con ESMA, cioè, i trader sono molto più tutelati sul lato CFD, proprio perché comunque non si può andare in saldo negativo. Quindi, ai fini speculativi, paradossalmente il prodotto CFD è più sicuro dei prodotti e di altri prodotti derivati, proprio perché c'è questa garanzia. Poi con la leva si può andare a speculare su una determinata situazione. E quindi ovviamente può andarti bene, può andarti male, però hai la garanzia che non puoi perdere più di quello che hai versato. Quindi dopo il fatto del 2015 sul franco svizzero, comunque questa cosa qui è molto utile è sicuro per i trader, proprio perché non c'è nessuno che poi tenta di farvi una causa per riprendere i soldi indietro, come può capitare con altri broker che non hanno questa garanzia. Allora, purtroppo il tempo è scaduto, io so che ci sta Fammene per. un'altra, dai, intanto. Allora, mi piaceva una domanda di Roberto. Allora, Io è vietato fare i cognomi per la privacy. Piolanti? no, E sempre no, non ci becco mai. Va bene, Roberto. su quella di prima l'hai beccata, però era un'altra domanda, erano sempre relative alle opzioni. Allora, Roberto chiede questo. Ciao Giuseppe, salutami il caro Tony. I vari prestiti della BCE verranno fatti adesso o in un prossimo futuro in euro al valore più o meno di 1,08-1,050, quindi una forchetta tra 1,08 e 1,05 o anche meno. Quando poi saranno richiesti indietro dalla BCE, farà in modo che un euro varrà 1,08 o 1,09? In pratica, se adesso ti prestano 1.000 dollari e poi ne vogliono indietro 1.100 in euro, cosa ne pensa Tony? Ho detto una scemata? Cioè, praticamente, se c'è il rischio cambio. Ho capito, infatti quando mi ha detto 1,08, 1,09 evidentemente il rischio si parlava di euro-dollaro, però al tempo stesso il soggetto è la BCE, il BCE fa tutto in euro, per cui non capisco cosa c'entri, sbaglierò io senz'altro, il dollaro 1,08, 1,09 o forse intendeva la Fed o gli americani. Forse intendeva, perché qui se mi parla di BCE 1,08, 1,09 è tutto in euro e quindi non ci dovrebbero essere rischi cambi. Allora provo a rispondere tutte le tipologie in modo da cercare di accontentare l'interlocutore. Allora, nel caso in cui la BCE presti i soldi, ovviamente presti i soldi alla BCE, poi la dico molto molto semplice, la BCE fornisce di liquidità il sistema bancario a fine di prestare i soldi. Ecco, diciamo così, a quel punto ci sono anche lì delle piccole regole molto particolari per cui gli stati garantiscono le banche per una grossa percentuale, io so fino a 25.000 euro il 100% e poi via via all'incrementare dell'importo a dei tassi molto bassi e questo sarà tutto un divenire, sarà il tema del 2021 perché poi bisognerà rivedere quante le imprese saranno in grado di restituire o meno i soldi che gli prestano e quindi sarà tutto un
grande problema. Posso dire questo che già gli stati, quando fanno i budget di spesa, prevedono che un terzo dei prestiti non verrà restituito e quindi li mettono come costo seco nei budget preventivi a fondo perduto. Seconda ipotesi, siccome lui mi parla di 1,08, 1,09 rischio cambio, immagino che il soggetto prestatore sia, non so se la Fed, perché non credo che la Fed presti i soldi all'Europa, ma forse. Forse si riferiva alle repo, perché non ai repo del discorso che adesso anche le banche centrali estere possono scambiare in dollari i loro asset, però poi non ho l'altro commento da parte di Roberto. Oppure si riferisce appunto o a un'azione del governo di qualcuno che ti presta i soldi, qualcuno non definito che ti presta soldi in dollari, o ad esempio a finanziamenti in dollari, eccetera. La Perfetto, risposta è molto semplice perché sono cose che effettivamente non conosco e quindi cioè, ho capito il concetto, però sapere esattamente, sicuramente quando ci sono queste cose qui, uno swap, un rischio cambio è sempre preso in considerazione perché i budget preventivi degli organi pubblici o istituzionali o importanti devono essere sempre precisi e quindi quando c'è un prestito, una grossa somma che va a sinistra e destra, se è denominata in dollari, sicuramente deve essere coperta dal rischio di cambio tramite un premio assicurativo, uno swap, chiamiamolo come volete, in modo da non far sì che la moneta originale, in questo caso l'euro, abbia degli scostamenti rispetto a quello che è preventivato. E allora io chiuderei con un commento interessante di Giovanni, a proposito sempre di prestiti su IPP, perché ti chiede: ciao Tony, se hai voglia, mi piacerebbe un tuo commento su questo topic uscito il 22 aprile, collocato all'estero più del 75% dei BTP emessi ieri, ben 110 miliardi di richiesta a fronte di 16 miliardi offerti, il 76% del quinquennale e l'81% del BTP a 30 anni sono stati richiesti da investitori esteri britannici in primis, Banca IMI, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura e Societe Generale, i leader del sindacato. Grazie. Quindi un commento magari sul discorso che siamo molto importanti a livello sistemico, visto che comunque gli investitori esteri ci cercano. Sì, beh, è una bella notizia, ce lo aspettiamo. L'Italia, noi italiani abbiamo un po', da una parte ci indigniamo, è strana l'Italia, perché da una parte ci indigniamo se i tedeschi, gli olandesi magari non sono contentissimi di condividere i nostri debiti passati e con gli Eurobond, il MES, sembriamo. A Bologna si sì, è delle belle fighe, scusate il termine, cioè, come sembriamo così e per cui si urla allo scandalo per ogni cosa, quando poi altri stati, magari dal loro punto di vista, cercano di tutelare le voglie dei loro cittadini. E dall'altra parte, però, tendiamo a pensare che, cioè, è strano, no? Perché se tu vai a sentire se non ci sono queste situazioni della pandemia sull'Italia si critica sempre. Io da quando sono piccolo, forse l'ho già detto anche qui nelle 40 passa puntate, ho sempre sentito da quando avevo 10 anni, vi assicuro, cioè qui dagli anni 70, sempre, anche di più, criticare i nostri politici, sempre. Anche Aldo Moro, che è nato, adesso è ucciso, era uno criticatissimo. Forlani, Andreotti, De Mita, lo stesso Craxi, ogni volta che ce n'era uno, era una. Cioè, io ero più giovane, più piccolo e sentivo solo del rumor, cioè, solo delle cose. E in effetti, stando da piccolo economista di campagna, noi abbiamo creato
specialmente negli anni 80, un debito pubblico enorme. È vero, con dei bei risultati, perché siamo diventati forse la quinta potenza al mondo, però creando dei debiti pubblici importantissimi, per cui è bello fare i fortunati con il sedere degli altri, nel senso che se poi ti indebiti, come fa Trump adesso, o faceva adesso col coronavirus che è un po' cambiato tutto, è semplicissimo avere dei risultati quando poi ti indebiti a scapito delle generazioni future. E questo è quanto. Per tornare a rispondere alla domanda, alla fine però tutto sta nella metà, quindi dal momento in cui stavo andando a vedere i dati per dare dei dati precisi, eccoli, sono qui, io vado a vedere i titoli, il rendimento dei titoli decennali mondiali. L'Austria rende negativo, l'Austria, per dirvi, Canada 0,5%. Poi vi do dei dati impressionanti. Giappone, ovviamente, loro hanno sempre i rendimenti negativi, meno 0,18. Grecia 2,2%. Ecco, Malta 0,5%. Paesi Bassi, Olanda meno 0,20, Portogallo 1%, Portogallo, Spagna 0,9%. Ecco, quando l'Italia, adesso oggi è andata molto bene, BTP ha recuperato tantissimo, però quando l'Italia dà il 2% di fronte a un Bund che ti rende meno 0,3, meno 0,4, evidentemente l'appeal degli investitori che non sono scemi, guardano solo gli interessi dell'Italia, viene a ritrovarsi. E quindi, visto che noi diamo un qualche cosa di interesse, effettivamente i numeri vengono. Do la Germania, per finire la trasmissione, la Germania meno 0,46. La Germania meno 0,46. Quindi, il mercato internazionale cosa fai? Io vado a comprare un Bund a meno 0,46, che credo venga comprato solo dalla BCE, il Bund, o vado a rischiare sull'Italia al 2, che rende infinite volte tanto, perché voi sapete che un numero negativo su un numero positivo è infinito, indeterminato il rapporto. E alla fine, insomma, l'Italia, bene o male, viene comprata e ringraziamo questo fatto qui che è voluto anche dalle banche centrali e quindi, bene o male, ci salviamo il sedere per questi giorni qui. Grandissimo Tony, abbiamo sforato circa un quarto d'ora. Allora, ci sono altre domande, però una poi Tony te la farò lunedì alle 8:45, magari te l'anticipo già così già so comunque il tuo pensiero, perché ci sono un paio di domande dove ti chiedono cosa ne pensi di un ritorno alla lira. Però magari poi ne parliamo lunedì alle 8:45. Io vi Va bene. do appuntamento appunto a lunedì prossimo 8:45, grazie, vi auguro un buon weekend. Grazie Tony. È stato un piacere, ciao ragazzi.